Allora, prima di salutarla, vorremmo che potesse rispondere alla domanda di un radioascoltatore, sono in molti coloro che ci hanno chiamati. Abbiamo scelto Francesco, che tra l'altro ci chiama da Trapani, una città che sta in qualche modo vivendo un'attesa, anche lì potrebbe succedere qualcosa di importante. Buongiorno Francesco. Buongiorno signori, comunque io sono rosanero come recita la tessera del Malgrado sia popolo. di Trapani, va bene. No, non sono di Trapani, sono palermitano, lavoro a Ah, Trapani. va bene, Comunque va bene. mi fa piacere che Trapani va pure bene. Intanto vorrei dire, mi appoggio al presidente Zamparini di aver sollevato il problema degli arbitri, non per malafede, ma per correttezza. Poi volevo dire, Presidente, domenica venga allo stadio, lasci perdere quel manipolo di fumati e ubriaconi che hanno causato un'autentica vergogna con i petardi in campo contro la Lazio. Mi ha fatto vergognare di più questo che non un'eventuale retrocessione. Comunque, le due domande sono queste. Se lei ha rimpianti in merito a non aver puntellato le squadre del passato, dalla prima, quella di Toni, Corini, Zaccardo Barzagli e successivamente quella di Passo, per vincere qualche cosa. Sì, fermo restando che lei ha il problema del tetto degli ingaggi, quindi i giocatori vanno. E se non ritiene un'anomalia il fatto che l'unico trequartista che circola in Italia, Vasquez, grande giocatore, voluto fortemente da Conte e fatto naturalizzare, non venga fatto giocare in nazionale. Cosa ne pensa? Grazie Grazie a tutti. Francesco, una lunga domanda, anzi molte domande. Zamparini. La prima cosa è che naturalmente con i tempi che corrono bisogna fare molta attenzione ai bilanci e il Palermo, se non fa delle plusvalenze quotidiane, c'è un bilancio negativo, tant'è che quest'anno il Palermo dovrà sicuramente, a meno che non arrivino, io me lo auguro, dei nuovi soci che stiamo cercando, i quali avrò colloquio anche questa settimana, non abbia un budget diverso a disposizione, che io non posso più mettere a disposizione. Insomma, bisogna ricordare che Palermo ha 10.000 abbonati, non ne ha 60.000, c'ha un bilancio di un certo tipo. Per quanto concerne Vasquez, sono meravigliato anch'io, perché lo ritengo anch'io il miglior trequartista che abbiamo in Italia, ma molto probabilmente non si integra col gioco di Conte, perché ogni allenatore ha un suo tipo di gioco, un tipo di schema e adopera determinati giocatori e non altri, per cui alle volte magari conta di più per un certo tipo di gioco, l'ardore, la forza fisica o altre cose, e non la tecnica che possiede Vasquez.